Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Luca Toselli, Nerd e Retro. Come state? Tutto bene? Oggi torniamo su un format che ha reso interessante, diciamo così, questo canale, e cioè l'unboxing di quello che mi è arrivato in queste settimane. In realtà mi sono arrivate così tante cose che ho dovuto dividere in due parti questo video e il prossimo uscirà in questi giorni, permettetemelo, ma non potevamo rischiare di appesantire particolarmente questo contenuto e vedrete che già in questo ci saranno tantissime cose da fare. E ovviamente, dato che sono arrivate troppe cose, non avevo la possibilità di fare l'unboxing, quindi quello l'ho fatto in separata sede, ora invece vi mostro tutto quello che ho acquistato. Vi dico anche di tenervi forte perché ho registrato e sto finendo di editare, è una cosa lunghissima, un video, e sarà credo il video più importante fino ad ora del canale, e sarà una retrospettiva di tutta quella che è stata la quinta generazione di Pokémon, con tanto di gameplay di Pokémon bianco. Tenetevi forte perché quello è un contenuto incredibile. Quindi se avete lasciato un mi piace, se vi siete iscritti a questo canale e se non vedete l'ora di osservare anche tanti altri nuovi contenuti, beh, mettetevi comodi perché stiamo per iniziare. Ho acquistato diverse cose su Vinted. Sto completando la mia collezione di giochi Pokémon e alcuni mi mancavano e altri invece li avevo, ma mi mancavano le confezioni. Quindi ho mandato a prendere, per dire, Pokémon Rosso Fuoco. Io in realtà già possiedo Pokémon Rosso Fuoco, non lo trovo più e quindi ho dovuto acquistare un'altra cartuccia, ma questa cartuccia è una replica. L'ho pagata soltanto 10 euro su Vinted perché è una riproduzione. Non è quello originale, sono curioso di sapere se all'interno però si nascondono dei Pokémon interessanti, quindi andiamo subito a controllare. Ting! Ah, tra l'altro non legge la cartuccia molto bene. L'annuncio era Pokémon Rosso Fuoco perfettamente funzionante, ho visto. Welcome to anni 2000. E infatti è partito. Eccolo qui, il nostro Charizard, versione Rosso Fuoco. Andiamo a vedere, forse è un salvataggio vuoto? Sì, è un salvataggio vuoto, non c'è niente, sta ricominciando semplicemente il gioco. Piccola delusione, è comparso il Professor Oak, ma non ci sono dati da andare a selezionare, da andare a fare una sorta di resoconto, di avventura di quello che è stato. Peccato. State tranquilli però perché avremo tante cartucce da osservare, questa invece è originale Pokémon Diamante che mancava alla mia collezione. Eccolo qua, vediamo un po' di cose. Qui tra l'altro c'è forse la data dell'acquisto, 23 maggio 2009. Eccolo qua, da Blockbuster. Quindi stiamo andando assolutamente indietro. Oddio, la cartuccia è pessima. Ecco, questa cosa io non l'avevo vista, per dire. Non è nelle migliori condizioni possibili. Anzi, direi in condizioni decisamente brutte. Anche la trainer guide non è proprio messa benissimo, eh? Povero Pokémon Diamante, chissà che cosa ti hanno fatto. Inseriamolo nel DS e speriamo che almeno funzioni. Ah, DS scarico, perfetto, molto bene. Mi toccherà andare a prendere quell'altro. Se scarico anche questo, il video finisce qua. Ti prego 3DS, non deludermi proprio te, ma quanto è lento. Vediamo, non sta identificando la cartuccia al momento. E vedi, soffiare funziona sempre, è inutile. Pokémon Diamante, premi Start, premiamo A. Gioca Ash, medaglie 8, 265 di Pokédex e 190 ore di gioco. Questo è quello che abbiamo trovato all'interno di questa cartuccia, non so se si vede bene. Mi dispiace, l'ultima volta che ho interrotto la sfida irregolarmente ed è annullata. Ok, va bene. Andiamo subito ad osservare la squadra. Attenzione, ci sono delle sorprese. Infernape, che forse è... No, da un uovo il 27 giugno 2008, quindi in teoria prima dell'acquisto di questo gioco. Com'è possibile che questo Infernape dell'allenatore, che ha lo stesso ID, che si chiama Ash, che ha iniziato l'avventura nel 2007, ma il gioco è stato venduto nel 2009? C'è qualcosa che non torna, però va bene. Ma a quanto pare questo non è stato lo starter perché è ricevuto da un uovo. Dovrebbe essere questo lo starter? No, nemmeno, perché è stato ottenuto successivamente. Non sto capendo, però questo l'ho ottenuto al Lago Verità, quindi in teoria questo è lo starter. Ah no, questo è lo starter ma di un altro gioco ancora, in cui comunque si chiamava Ash. E quindi tutti e tre gli starter, questo qui viene da un uovo. Poi abbiamo un Typhlosion, sempre di un certo Ash, uno Staraptor, sempre di uno stesso Ash. Attenzione, a livello 3
8 agosto 2007 e un Pachirisu ovviamente catturato con una Master Ball, perché chi non cattura Pachirisu con la Master Ball? Secondo me ci possono essere tante cose divertenti all'interno di questo box, andiamo a vedere. In realtà fino adesso niente di particolarmente assurdo, sono tanti classici Pokémon d'avventura e niente più. Abbiamo un Azelf a livello 100, interessante, però niente perché c'è un Eppini che si chiama Strozzo. Però sì, confermo, qualche Pokémon in lingue particolari, ma niente di interessante all'interno dei box. Uxie a livello 100, gli spiriti gli piacevano particolarmente, ma per il resto niente da segnalare, direi. Sniffare si chiama questo Bidoof, sniffare. Sono curioso di vedere la sala d'onore e poi spegniamo il salvataggio. L'ha battuta 9 volte, vedi che però c'era qualcosa di interessante, tipo questo Arceus che è scomparso. Dove è finito questo Arceus? Te lo sei scambiato, maledetto. Non potevi lasciarmi anche lui all'interno del salvataggio? Questa è la prima sala d'onore. È facile così, amico mio. Però vorrei capire perché Scantank all'interno di questa squadra con i leggendari, lo starter, vabbè, un po' così. 15 marzo 2008, la prima sala d'onore. Direi che possiamo mettere da parte questo Pokémon diamante fin troppo vissuto. Abbiamo poi una versione di Pokémon nero, andiamo a vedere, eccola qua, la sua cartuccia, andiamo a prenderla e proprio questo mi fa da perfetto assist per spammare nuovamente il contenuto sulla quinta gen che sta per arrivare. Qui c'è Reshiram, gioca Sara, medaglie 8, 381 di Pokédex e 50 ore di gioco, quindi anche questa è stata una partita giocata molto molto intensamente con tanti ricordi. Autunno. Allora, intanto osserviamo la squadra. Squadra stranissima. Larvesta, col condivisore esperienza, quindi stava probabilmente cercando di ottenere un Volcarona. Abbiamo un Golduck a livello 59, un Tropius a livello 64, un Samurott a livello 100, che molto probabilmente è stato lo starter del 2016, a quanto pare iniziata questa partita, quindi abbastanza recente. Reshiram catturato con la Master Ball, a differenza di Pachirisu, e Amoongus a livello 49. Questa è una squadra un po' particolare, che però aveva la nostra Sara. Adesso ce ne andiamo al centro Pokémon e cerchiamo di capire se nei box c'è qualcosa come inverno, prima era autunno, primavera, estate, tutte sono passate le stagioni, ok. Eccolo qua, il PC, andiamo subito a controllare. Diciamo che ci sono anche tanti Pokémon di generazioni differenti dalla quinta, qui dentro. Stava probabilmente cercando di completare il Pokédex, a quanto pare. Cioè, guardate qua, ci sono un sacco di Pokémon catturati, davvero tantissimi. Io mi domando come si riesca poi a vendere le cartucce dove si è dedicato così tanto tempo alla raccolta, al completamento di cose come il Pokédex. Io non riuscirei mai a venderle, mai. Ok, sono stati completati, i box erano soltanto 3, c'era un piccolo progettino per completare il Pokédex, insomma, questa doveva essere l'idea. Possiamo spegnere anche la partita di Sara. Ma non solo Pokémon nero che ora rimettiamo all'interno della confezione, ma anche Pokémon nero 2. Andiamo subito ad aprire la confezione. Attenzione, qua ci sono delle carte, perché il ragazzo che me l'ha venduto, è vero, ha detto solitamente inserisco un omaggio all'interno delle confezioni. Quindi andiamo a vedere le carte. Arma Rouge, tra l'altro olografico. Ok, non riesco a leggere il nome di questo Pokémon perché non me lo ricordo. Arboliva, tutte carte comunque olografiche. Un Meoscarada Holo Reverse, un Caterpie Holo Reverse e un ditto olografico. E tra l'altro molto bello questo ditto, ragazzi. Davvero molto bello. Sono sicuramente omaggi davvero apprezzati. Grazie, grazie mille. Ok, qui invece abbiamo una confezione tenuta particolarmente bene. Ottime condizioni, a differenza del diamante di prima. Sono curioso di vedere il salvataggio. È sempre bello acquistare su Vinted ed essere trattati così bene. Iniziamo questa partita e andiamo a vedere 8 medaglie, 360 Pokédex, 144 ore di gioco. Anche in questo caso è un gioco completato. Quindi sia diamante che nero 2 sono giochi completati e che sono stati poi venduti successivamente. Andiamo a vedere Mincino, Marip e Patrat. Una squadra un po' particolare di Yuma,
Però mi fa pensare a una cosa questa squadra, che se si è scambiato tutti i Pokémon che aveva all'interno di questa versione, magari sulla banca Pokémon, e che quindi non ci sia assolutamente più nulla qui dentro. No, non volevo lottare, ma dove sono? Perché sta gente vuole lottare in questo posto? Mi toccherà fare una lotta, non so che livello sono gli avversari. Noi abbiamo una squadra a caso. Ok, livello 16, dai. Potremmo riuscirci. Siamo riusciti praticamente a uccidere il primo Pokémon. Beh, non male. Io ero convinto di essere all'interno di una città. Quanto è forte Mincino, ha completamente spazzato via il team dell'avversario. No, non voglio insegnare Turbo Sabbia, grazie. Ok, devo prestare molta attenzione allora a questo punto. E capire dove sono. Ok, c'è una galleria infinita. Fancool. Perché c'era scritto Fancool? Ok, come al solito le stagioni che girano. E siamo a Sciroccopoli. Ok. Abbiamo raggiunto lo stesso centro Pokémon di prima, tra l'altro. Secondo me non ci sarà nulla all'interno di questo PC, però andiamo a vedere. Miko. Oh, attenzione. Starter. Un sacco di starter. Fuoco. E ci sono ben due Magmar. Perfetto. Tipi normale. Guardate che grandi Pokémon che sono nascosti all'interno di questa cartuccia, eh? Tipi roccia. Beh, dai, divisi per tipo. Coleotteri, qua c'è il Volcarona che stavano cercando prima, Scarsoni, perché Azumarill è tra gli Scarsoni, poverino, Elettro, e c'è un Rotom a livello 60, così a caso, un Lotta, Psico, Campioni, attenzione, e invece c'è qualcosa, qualcosina proprio, qualcosina, ina, uno Zorark livello 100, interessante. E un Tyranitar. Questo Zorak livello 100 è quello di N, per caso? Sì, è proprio quello di N. Beh, direi un salvataggio un pochino anonimo se non fosse per tutti questi leggendari. Guardate qua. Un Latios anche addirittura. Un Dratini al 66. Quanti dragoni? Beh, dai, alla fine in realtà non è così anonimo come sembrava all'inizio, eh? Vediamo la sala d'onore. Come è stata completata la quinta volta in questo Nosepass, giustamente, e invece la prima dov'è? Eccola qui, questa è stata l'avventura. Una squadra un po' particolare, gioco completato nel lontano 2013. Beh, questo è stato l'ultimo salvataggio che andremo a vedere all'interno di console come Nintendo 3DS. Ora passiamo alla Switch. Abbiamo un Let's Go Eevee. Ok, sono curiosissimo di andare a vedere questo Let's Go Eevee, cosa può contenere al suo interno. I Let's Go non mi sono piaciuti per niente, davvero zero, tant'è che neanche il mio Let's Go Pikachu sono mai riuscito a completarlo, l'ho preso soltanto per collezione, questa nuova versione di Let's Go Eevee. Levati dalle balle. Sbaglio o questo è un salvataggio nuovo? Sta iniziando un nuovo gioco? Esattamente, in che lingua vuoi giocare? Ma ora che mi viene in mente, nelle Switch i dati non sono più salvati sulla cartuccia, ma sulla memory, se non ricordo male. Potrei essere stato un bel idiota nel pensare che ci fosse tutto salvato qua, in effetti. Facciamo una cosa, andiamo a vedere il prossimo acquisto e se anche quello non avrà dati, avremo la risposta alla nostra domanda. Sì, sono un po' boomer con la roba della Switch, in effetti. Io sono molto più dalle console vecchie. E allora vi mostro direttamente anche Pokémon Scudo e Pokémon Perla Splendente. Purtroppo Scudo non è in ottime condizioni e quindi proviamo direttamente questo. Ovviamente avevo le controparti, avevo Diamante Lucente e Pokémon Spada, come forse si vede anche da qui, tra l'altro. Ecco qui, abbiamo inserito Scudo. Molto probabilmente questo video mi servirà di lezione per il futuro, per ricordarmi che i dati nei nuovi giochi non vengano più salvati sulla cartuccia. E infatti, esattamente così. Vabbè, è stato tutto più bello perché abbiamo imparato lungo il percorso. E cosa c'è di meglio di arricchirsi provando sulla propria pelle queste esperienze? Sono un coglione. Bene ragazzi, il video finisce qua. Abbiamo terminato questa ricerca all'interno dei giochi acquistati su Vinted. Fatemi sapere se anche voi avete mai acquistato dei giochi usati su Vinted. Fatemi sapere se anche voi avete trovato dei Pokémon strani. E fatemi sapere se voi avete mai venduto delle vostre avventure completate su Vinted. Perché io davvero non ci riuscirei mai. Alla prossima.